The video mode. Line in. Non c'ho più età di una volta, ragazzi. Io vi chiedo scusa, ma sarà che ho dormito veramente poco? Perché, veramente, effettivamente, stanotte sono andato a dormire alle due e mezza. Stamattina, mia figlia, alle cinque e mezza ci ha svegliato, stava a giocare, stava a far macello, non si reggeva più dentro al letto. Se siamo dovuti arzà, e ecco, e poi dice non ce la fare, in piedi, Bentornati, Beri. Che mi serviva una foto di copertina un po' più a screen. Bentornati e ben ritrovati. Allora, me lo avete fatto notare, e giustamente io vi do ascolto, ragazzi. È difficile arrivare, me ne sto rendendo conto a 3000 mi piace su questo contenuto entro qualche ora per il doppio episodio di giornata. Qui, però, siccome questa è la notizia da... che darà il titolo a questo contenuto, è una notizia pesante io ci provo ragazzi e vi chiedo 2500 mi piace su questo video però entro le 18 se arrivano entro le 18 2500 mi piace su questo video sappiate che vi porto il doppio episodio di giornata potrebbe arrivare anche insieme al buon Fabio in maniera alternativa c'è un secondo modo per sbloccare il doppio episodio da questo esatto momento 200 nuovi iscritti su questo canale youtube iscrivetevi però e attivate la campanella solo se volete restare sempre aggiornati sui miei video se no c'ha veramente poco senso vediamo se riusciamo a raggiungere un dei due obiettivi per il doppio episodio di giornata, ne ho veramente tantissime il calciomercato si sta smuovendo veramente tanto salutato, boh, c ho due canali di calcio, non dimenticatelo, passate pure sul primo canale youtube, ho parlato di situazioni e cose e ho anche un canale extra calcio, ieri svuota la spesa, molto particolare perché è dedicato a mia figlia tutti i canali, ho comprato cose per mia figlia e non solo, tutti i canali qua sotto in descrizione o compariranno qui durante il video Qual era? indovina Ah mamma mia che indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello ragazzi miei, Voi Ho detto, la Juventus qualora dovesse cedere lo Zaccaria, Zaccaria detorno, qualora dovesse cedere anche altri esuberi si fionderebbe a capofitto su un calciatore ex Serie A, anzi ex Milan attualmente in forza al Barcellona. Lo conferma Gianluca Di Marzio, lo avete indovinato in tantissimi. Tant'è che vi ho lasciato cuore. Stiamo parlando di Frank Yannick. Che sì, che sicuramente poi, una volta arrivata alla Juventus, dirà: Ho sempre sognato di giocare per la Juventus. La tifavo da. Ah, no, quello è Luca. La tifavo da bambino. Comunque. Che sì, è più che un'alternativa per i bianconeri. Io sono convinto che qualora dovessero riuscire a chiudere un'operazione di calcio mercato di questo tipo, che sì, ragazzi, può ancora dare veramente tanto in Serie A, per quello che ha dimostrato in realtà nell'ultimo anno al, al Milan, secondo me è veramente tanta, tanta roba. Non è ufficiale ovviamente, non c'è in corso neanche ad oggi una trattativa vera e propria, però fate particolare attenzione. E io mo' qua che vi dico ragazzi, perché in realtà de operazioni de calcio mercato ce ne ho veramente tantissime. Ma vi voglio dire questa, come indovina indovinello, perché mi ha lasciato particolarmente a bocca aperta. Dovesse accadere, secondo me, regà, sarebbe veramente clamoroso. Il Monza sta trattando con l'Atalanta la cessione di un attaccante. Si parla anche di operazioni in realtà in prestito. L'Atalanta vuole liberarsi di un calciatore che sta considerando attualmente un esubero. Ma che in passato, parliamo della prima punta, parliamo di un attaccante, è stato un giocatore fondamentale. Negli ultimi anni all'Atalanta, ultima stagione a parte, tra un acciacco visi con infortunio e una cosa e un'altra, ha fatto un sacco di gol per la Dea. Quindi... Per il Monza, per la realtà del Monza, prendere un calciatore di questo tipo e metterlo titolare lì davanti come prima punta, secondo me potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Di chi sto parlando? Scrivetelo qui sotto nei commenti, lascio cuore a chi indovinerà. Un attaccante dell'Atalanta in uscita che potrebbe acquistare il Monza. Ne parliamo eventualmente nel secondo episodio di giornata. Eh, ovviamente, nell'esatto momento in cui arriveranno 2500 piace doppio episodio. Eh? Quindi, se arrivano alle 15 anziché eh, alle 18, entro le 18 è il limite massimo. Se arrivano alle 15, ve lo pubblico subito. Il nuovo, nuovo episodio. Eh? E questa ve l'ho detta. E mo qua, preparatevi, ragazzi miei, perché veramente ce ne sono tantissime. Biraghi e Ragneri hanno firmato il rinnovo con la Fiorentina fino al 2026, sono due, alla fine co come se fossero due colpi, perché poi abbiamo visto ai giorni nostri quanto è difficile far rinnovare i calciatori, fargli estendere il proprio contratto, no? Quindi sono comunque due giocatori che ti assicuri per le prossime stagioni e non sono cose poi così scontate Ragneri a me è sempre piaciuto tantissimo c'è ancora margini di miglioramento Biraghi per me è un punto fermo ragazzi della, della Fiorentina è comunque un calciatore fondamentale è un trascinatore tecnicamente tatticamente l'importanza di un calciatore di questo tipo secondo me non può essere messa in discussione Berardi ragazzi abbiamo parlato di Juventus abbiamo parlato soprattutto anche di Lazio è eh? Lazio che sembra stia iniziando ad attivarsi pesantemente sul calcio mercato preparatevi perché non sto scherzando ragazzi lo Tito sta chiudendo delle operazioni pazzesche e sta sborsando anche soldi, soldi pesanti Berardi potrebbe finire all'Al-Nasr, dice ma come, quello, tutto quello che sta succedendo in Arabia, i mercati bloccati, una cosa e un'altra, ragazzi l'Al-Nasr ha fatto per venire a Berardi un'offerta economica eh, quasi irrinunciabile mi verrebbe da dire perché poi conosciamo le offerte della Saudi, della Saudi Pro League non è convinto Berardi al 100%, mettiamola così. Non tutti i calciatori di fronte ad un'offerta economica irrinunciabile, senza pensarci, dicono: Sì, vengo. No, c'è anche chi, per fortuna, mi verrebbe da dire: Dice, forse è il caso che io continui a sto punto a giocare per il Sassuolo se proprio non me vuole nessun altro, se proprio non si riescono ad accontentare quelle che sono le pretese del Sassuolo. Ma guarda, domani Berardi allal Nasser per 50 euro. spicci Non lo so, però, comunque sappiate che. È un'alternativa, è un'ipotesi. Probabilmente Berardi sta aspettando un affondo da parte della Juventus o della Lazio de Turno perché lo sappiamo. Vorrebbe alzare l'asticella, lo dice da anni e poi non ci è mai riuscito finora. Staremo a vedere. Ragazzi, l'Al Shabab, ce ne stanno due dell'Al Shabab, una a sinistra e una a destra. Ve le dico tutte e due e le cancello nel frattempo. Allora, mamma mia, ragazzi, io mi auguro che dal lato Roma non accada una cosa del genere perché secondo me sarebbe una perdita troppo pesante e poi non parliamo di cifre poi chissà così quanto le ricette fanno ridere in una maniera di quelle pazzesche Spinazzola ha un'offerta da parte dell'Al Shabab la prima offerta l'ha respinta se non mi sbaglio sono 12 milioni di euro in tre stagioni qualcuno dice potrebbe dire mazza così poco oh, sono sempre 12 milioni in tre stagioni sono 4 milioni all'anno eh e ha respinto al mittente questa prima offerta ma non ha chiuso le porte ha detto non so sufficiente giustamente dice se mi devi tentare mi devi offrire veramente 10 milioni di euro all'anno arriva a 33 anni per convincermi a venire veni da te quindi si sta l'enturace sembra perlomeno che sia così stanno aspettando un ipotetico ed eventuale rilancio da parte dell'al shabab e dall'altra corsia ragazzi stanno cercando di accordarsi con quadrato Quadrato svincolatosi ovviamente dalla Juventus, quindi si tratta semplicemente in quel caso di offrirgli un contratto consono. Attualmente l'offerta pervenuta non soddisfa quadrato si sta trattando. Immaginatevi, quadrato da una parte e spinazzola dall'altra, ragazzi miei, mi auguro non accada, ripeto, dal lato Roma perché mi farebbe veramente troppo troppo male e Arthur è sempre più vicino alla Fiorentina, quindi si confermano le indiscrezioni di calciomercato degli ultimi giorni, anche ipoteticamente un'uscita di questo tipo con la Juventus che andrebbe comunque ad aiutare la Fiorentina nel pagamento dell'ingaggio, però comunque intanto capisci bene, no, un altro anno ammortamento del calciatore, eh. la Fiorentina che contribuisce allo stipendio, alleggerisci no, quelle che sono le casse, sarebbe comunque una cessione tra virgolette importante per la Juventus perché poi si continua a parlare di prestito con diritto di riscatto. Qua si dice prestito oneroso però con diritto di riscatto, secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus parteciperebbe in maniera però cospicua al pagamento dell'ingaggio che comunque resta molto alto, eh. Quindi, però si sta cercando di alleggerire in tutti i modi l'ingaggio, capite bene che attualmente Arthur, ragazzi miei, io sono rimasto anche così, no, lì per lì, pensando ad un'ipotetica proposta della Fiorentina, proprio ho pensato, italiano, le qualità del calciatore che sono indiscutibili, provano a rilanciarlo, chi lo sa che non ci riescano, e ok, ho parlato di Lazio e allora ragazzi ve la, ve la butto lì, perché Castel Castellanos, Castellanos, chiamatelo come vi pare, eh, si appresta a diventare il viceciro immobile per eccellenza. È quasi un nuovo calciatore della Lazio, lo dice già Luca di Marzio. È stata avanzata, e questo mi lascia a bocca aperta, un'offerta economica in totale tra bonus e parte fissa. Di 20 milioni di euro e la Lazio è vicinissima a chiudere questa operazione di calciomercato, quindi l'altro giorno si era parlato di un altro calciatore che mo non mi ricordo, vediamo se l'avevo scritto qua. Si, okay. Si sta parlando fortemente. Si dice che sia praticamente chiusa, mancano solo alcuni dettagli. Castellanos o Castellanos, ormai quasi ex New York City poi staremo a vedere perché ripeto fino a che non è ufficiale insomma non si può mai sapere soprattutto nel calciomercato odierno Timber, non Justin Timberlake ma Timber, ex ormai Ajax difensore centrale, si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Arsenal eh, dell eh, 34 milioni di sterline, l'operazione totale di calciomercato, quindi comunque una bella una bella fetta eh, una, bella, una bella cifra Aubameyang è vicino a diventare un nuovo calciatore del Marsiglia, ormai il Marsiglia ragazzi veramente no? coglie opportunità di calciomercato un po' dappertutto, calciatori che sembrano finiti, calciatori che devono anche essere sotto un certo punto di vista rilanciati, danno la possibilità a questi calciatori di, di provare a farlo, quindi non sarebbe secondo me un colpo poi così male, eh? seppur Aubameyang sta andando avanti con l'età, non è più quello di una volta, eh? però è ancora abbastanza imprevedibile positivamente parlando dal punto di vista tattico, ma anche No, tecnico no, perché c'ha delle certezze tecniche. Però, insomma, staremo, staremo a vedere se alla fine andrà al Marsiglia. Bezao o Beccao, che dir si voglia, ormai è, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Fenerba. C'è 10 milioni di euro offerti all'Udinese che ha assolutamente accettato. È una perdita secondo me per la Serie A, perché poi è un difensore che economicamente ecco, non è che vale 50 milioni di euro. Eh. Poteva dare qualcosa a qualche altra squadra di Serie A. Ovviamente, regà chi arriva prima, Corkesh se lo... Se lo assicura. Renan Lodi è un nuovo calciatore del Marsiglia, ragazzi, questo è ufficiale. Arriva dall'Atletico Madrid. Quindi sto Marsiglia che comunque è in un. In un campionato dove il Paris Saint Germain dovrebbe spaventare un po' tutta la concorrenza, perché veramente fanno acquisti così. Il Marsiglia nella sua dimensione comunque chiude operazioni di mercato intelligenti per cercare di colmare, tra virgolette, il gap. La superiorità, manifesta superiorità del Paris Saint Germain, credo sia abbastanza evidente, però, comunque nel loro piccolo cercano di essere competitivi per la loro dimensione. Ecco, mettiamola, mettiamola così: non la possiamo considerare una vera e propria concorrenza alla vetta. Attualmente il Paris Saint Germain rispetto alle altre, ragazzi, non c'è proprio. C'è proprio storia. The Splunch, il portiere Under 20, se non mi sbaglio, è eletto miglior portiere del mondiale under 20. Non vorrei di una stupidaggine, eh, praticamente ormai ex Vicenza è un nuovo calciatore del Palermo col Paccio. Colpaccio veramente pesante da parte del Palermo. Sto ragazzo, io poi l'ho visto da, da vicino durante tutto il Mondiale Under 20, ha dimostrato di essere veramente un portiere incredibile, mi piace tantissimo. Augello al Cagliari, eh, richiesto espressamente da Ser Claudio Ranieri, Barreca. Che dal Cagliari sicuramente andrà alla Sampdoria, quindi si chiudono delle operazioni di mercato eh, ovviamente di comune, di comune accordo. Eh. A Ragneri servono determinati calciatori per dare quella svolta di personalità. No, e Per quanto riguarda il Napoli, visto che in tanti mi state chiedendo, ma del Napoli perché ne parli sempre meno? Io ragazzi, ehm, se non ci sono indiscrezioni di calciomercato, non me le posso inventare. Ovviamente, quindi quelle poche che ci sono, io ve le dico. Eh, poi, quando non ci stanno, comunque, bene o male, si sta parlando sempre delle stesse cose. Si, sta, si continua a parlare di Zielinski, che sembra, ecco, mettiamola così, abbia rifiutato, ve lo dico immediatamente, eh, l'offerta dalla Saudi Pro League. Sembra che stia aspettando la Lazio, sembra che non resterà al Napoli, quindi stanno aspettando l'entourage del calciatore, il rilancio della Lazio perché sembra sia disposto ad andare alla Lazio Maurizio Sari che già l'ha allenato, no? lo intriga, lo ammalia questo progetto e queste sono le poche operazioni di calciomercato però nel frattempo ecco questa ve la posso dire situazione Zanoli Zanoli ragazzi ehm, eh, diciamo che Rudy Garzia lo vuole valutare per capire se effettivamente è una valida alternativa a di Lorenzo o meglio potenzialmente lo è però vogliono fargli fare le ossa. Discorso fatto l'anno scorso con Berezinski, con Zanoli che ha fatto no, il percorso inverso ed è andato alla Sampdoria, si sta ripensando a qualcosa di, di questo tipo con un'altra realtà di Serie A. La Salernitana è fortemente interessata a Zanoli e ragazzi si sta parlando di uno scambio tra virgolette. De prestiti da quello che ho capito Poi non lo so effettivamente se così sarà Ma secondo me ci perderebbe la Salernitana Onestamente, perlomeno attualmente Si sta parlando di un approdo ipotetico ed eventuale Di Mazzocchi al Napoli 27enne, anche nel giro della nazionale italiana Alti e bassi, qualche acciacco, qualche infortunio Però quando è in piena integrità fisica Raga, Mazzocchi per me è un titolare fisso eh. Andrebbe a fare l'alternativa a Di Lorenzo Io non lo so se accetterai nei panni dei Mazzocchi Probabilmente no perché poi alla Salernitana c'ha la sua dimensione, ripeto, integro fisicamente è devastante. Ve lo dice uno che ce l'ha avuto al Fantacalcio, che comunque, regà, quando c'è sta da a macina, macina. Bonus a non finire. O quasi. Però si potrebbe chiudere, ve lo ribadisco, un'operazione di calciomercato di questo tipo. Che vi dico io qua? Perché so veramente tante. Qualcuna me la, tengo, me la tengo per dopo, perché poi non so quante altre ne usciranno nel pomeriggio, ipoteticamente per un nuovo... Per un nuovo contenuto vi dico che la Roma ehm, non ha chiara eh, non, non capiscono esattamente qual è il valore sembra una stronzata ma ha detto già Luca Di Marzio non capiscono effettivamente qual è il valore della clausola rescissoria di Alvaro Morata forse perché di mezzo ci stanno sempre gli agenti con le commissioni quindi vogliono ascoltare l'Atletico Madrid e capire. Quello che dicono loro, capire quello che dice l'enturace del calciatore e poi cercare di comprendere Tiago Pinto, volerà eh, da loro per cercare di comprendere se c'è margine per questa op ipotetica operazione di calciomercato. Morata non ha chiuso le porte alla Roma, eh, così come non ha chiuso le porte al Milan, così come non ha chiuso ipoteticamente ed eventualmente ovviamente per un ritorno alla Juventus, che ad oggi sembra veramente difficile se non impossibile. E per il momento ha rifiutato la Saudi Pro League. Per il momento ha rifiutato la Saudi Pro League, vorrebbe restare nel calcio che conta. Quindi, Pinto, inizio settimana prossima, credo, non credo nel weekend, volerà lì ovviamente in Spagna per cercare di capire la fattibilità dell'operazione. Se c'è margine, proveranno a chiuderla, perché noi abbiamo bisogno ovviamente di un sostituto perlomeno temporaneo di Tammy Abram. E ok. Per quanto riguarda l'Inter, eh, sapete, credo sia abbastanza palese ormai perché poi ne ha parlato già Luca Di Marzio, c'è addirittura l'accordo ed è notizia di, di poco fa, di qualche minuto fa: c'è l'accordo con Sommer, lato calciatore, punto di vista economico. Inter e Sommer hanno raggiunto la quadra. Quindi. Sommer ha accettato la proposta economica dell'Inter. Bisogna chiudere l'operazione di calciomercato con il Bayern. C'è una clausola rescissoria di 6 milioni di euro che l'Inter non vorrebbe versare, o perlomeno non vorrebbe versare interamente. Vorrebbe trattare, rosicchiare, togliere un paio di milioncini e chiudere all'incirca sui 3,5-4 milioni di euro da quello che ho capito. Vediamo se il Bayern accetterà oppure se dirà no. Servono sti 6 milioni di euro. Nel caso sembra comunque che l'Inter sia disposta a spendere quella cifra. Sommer diverrebbe teoricamente il titolare, teoricamente, per la prossima stagione. Ne riparleremo sicuramente. Lato Lazio, ragazzi, me l'ho detta una pesante, quindi non aggiungo altro, ce ne sono almeno altre tre o quattro addirittura. Ma sappiate che lato Milan, ecco, si sta parlando in queste ore con la Juventus anche per Cambiaso. Cambiaso che è di proprietà appunto della Juventus, che, però, la Juventus valuta 25 milioni di euro. Capite bene che sarebbe comunque un vice Teo Hernandez. Quindi ehm, non, insomma, spendere tutti quei soldi per un vice Teo Hernandez al Milano non converrebbe. Però ci potrebbe essere l'ipotesi. Eh, prestito per una stagione, da quello che ho capito. Stanno cercando di capire effettivamente se si può arrivare al dunque, se si può arrivare ad una, ad una quadra della situazione. Quindi è questa anche una, una notizia secondo me in discrezione di calcio mercato molto interessante e poi ragazzi eh, la, la bomba che ha dato il titolo a questo contenuto non so quello che scriverò però ne stanno parlando tutti i giornali ne ha parlato Gianluca Di Marzio ne ha parlato Fabrizio Romano ne ho parlato io su un contenuto dedicato dove ho commentato più, in maniera più dettagliata tutto quello che sta accadendo andate a recuperare sul primo canale quel contenuto se siete interessati la Juventus è fortemente interessata a Romelu Lukaku, Romelu Lukaku ragazzi non ha chiuso le porte, anzi nelle ultime ore, addirittura nella giornata di mercoledì avrebbe dato l'ok ok alla Juventus, cioè questa è una cosa che veramente qualcuno non riesce a, 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 a realizzare, no? però lo dicono Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, raga, quindi un minimo di affidabilità, un minimo di credibilità l'hanno acquisita sicuramente negli, negli anni sembra che nelle ultime ore non stia rispondendo alla chiamata dei dirigenti e dei compagni di squadra lo stesso Romelu Lukaku, qualcuno dice ha finito il credito alla Sim, no perché chiamate gli entra, non è che deve far lui vabbè comunque scherzi a parte, non è uno scherzo quello che vi sto dicendo Raga, sembra che Lukaku abbia aperto alla possibilità di trasferimento ai bianconeri risuona una cosa del genere, una indiscrezione. chiamiamola ancora così, di questo tipo perché l'altro giorno, l'altro giorno no, ma in un'intervista aveva detto a parte che ormai ogni volta che dici una cosa del genere è sempre l'esatto opposto disse alla Juventus o al Milan mai, mai, mai addirittura interrompendo il giornalista, non mi ricordo chi era forse era Barzaghi, un po' cavolata e e quindi riguardando quell'intervista, inter, in, eh, insomma, uno potrebbe dire, cioè, ha parlato chiaro e invece sembra che stia accadendo l'esatto opposto. Sembra che la Juventus abbia margine, l'arrivo di Lukaku però, raga eh, significherebbe cessione al Paris Saint-Germain, da quello che stanno dicendo, seppur a me hanno confermato che c'è anche un interesse da parte del Chelsea per, per Ducian Vlaovic, eh, cessione di Vlaovic, comunque addio alla Juventus, reinvesti parte di quei soldi e te prendi Romelu Lukaku, che ripeto, sembra aver accettato la destinazione, l'Inter che ovviamente è infastidita dalla situazione, non sa se rilanciare al... Al Chelsea per cercare di riportarselo a casa Perché l'atteggiamento di Lukaku ovviamente regà, Non è piaciuto particolarmente Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore Io vi ringrazio per la visione di questo contenuto E ci vediamo alla prossima come sempre con un nuovo video Ciao ragazzi